Il 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue e il direttivo Avis Comunale Aosta ha inaugurato la mostra Imagine Avis, realizzata dagli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex e del Liceo Artistico di Aosta. Assessore, una bella giornata, è la giornata mondiale dei donatori. Mi piace sottolineare l'importanza di essere vicino ai giovani, di far capire quanto è importante la donazione del sangue e del plasma. No, il coinvolgimento dei giovani è estremamente importante e interessante. Devo dire che l'Avis ha fatto un'azione proprio intelligente nella direzione proprio di coinvolgere i giovani, che sono quelli che nel prossimo futuro dovranno sostituire i donatori che come me stanno arrivando, diciamo, all'età limite. È intelligente il fatto di aver ideato un format che è questo del coinvolgimento delle scuole e della diciamo esposizione delle loro opere, di aver individuato un format che li coinvolge direttamente e al tempo stesso che li fa diventare protagonisti di un atto, quello della donazione, che è un atto di altruismo bellissimo. Eccoci con il vicepresidente Avis Aosta. L'importanza di donare il sangue, di donare il plasma. Avete fatto questa giornata in occasione del 14 giugno, che è la giornata mondiale del donatore, e avete coinvolto anche i ragazzi. Spieghiamo un po' questa mostra che avete inaugurato oggi, le finalità che persegue. Questa mostra è praticamente il corollario del progetto che abbiamo fatto, un progetto regionale dell'assessorato all'istruzione, dove andava a coinvolgere tre classi del liceo artistico e tre classi dell'istituto dell'ITPR, dove praticamente vengono presentati sia dei filmati che dei lavori in carta, dei manifesti. Le finalità sono avvicinare i giovani al mondo della donazione del sangue. Il sangue noi sappiamo che è importante, è basilare per la sanità pubblica. Si può donare sia il sangue che il plasma. Il plasma in particolare serve per le persone che sono particolarmente fisicamente depresse, per dare loro un minimo di energia in più. Il sangue, quando ci sono degli incidenti o ci sono delle carenze ematiche, viene fatta la trasfusione di sangue. I ragazzi hanno realizzato dei filmati, avete dato un tema oppure, diciamo, alla loro fantasia? Abbiamo dato un tema abbastanza generico, la solidarietà e il dono, e i ragazzi, diciamo che è l'inclusione. I ragazzi hanno centrato in pieno i nostri temi, e infatti con questi tre filmati che andremo a vedere hanno fatto proprio un ottimo resoconto di questa tematica. La situazione per quanto riguarda la donazione di sangue in Valle d'Aosta, sappiamo che ormai da anni come donazioni sono decisamente molto presenti e si ha più donazioni di quello che viene richiesto, quindi si possono anche accontentare altre regioni. Noi in Valle d'Aosta abbiamo raggiunto l'autosufficienza sia per il sangue sia per il plasma. Chiaramente dobbiamo sempre stare attenti, cercare sempre nuovi donatori, andare nel bacino dei giovani, perché abbiamo una più lunga durata di donazione. È quello che facciamo noi con le scuole, cercando sempre dei giovani volontari che si avvicinano all'Avis e al dono del sangue. Il plasma che viene raccolto e il sangue in eccesso vengono poi cedute a delle regioni che sono particolarmente critiche, come la Sardegna col problema della talassemia mediterranea o altre situazioni. Quindi noi doniamo questo sangue, l'azienda sanitaria valdostana, diciamo, dona il sangue alla regione Sardegna appunto per queste loro carenze sistematiche. Come fare ad avvicinare chi volesse donare il sangue e il plasma a voi per poter, diciamo, diventare attivo? Per poter donare sangue viene a iscriversi all'Avis, poi noi lo indirizzeremo al centro trasfusionale facendogli fare tutta la parte burocratica. Alla prima visita viene già fatta la prima donazione, quindi si accorcia molto il tempo di ricerca. Ecco. Per trovarvi, dove sito internet, telefono? Abbiamo un sito internet, comunque ci trovano la nostra sede storica in via Croce di Città 99, vicino a piazza Roncas. E siamo aperti lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11:30. Ingrid Bredi, presidente regionale Avis. Oggi è una bella giornata, la giornata mondiale del donatore. Diciamo che come presidente soddisfatta del movimento, chiamiamolo così, valdostano?
Ma sì, certamente, sono più che soddisfatta, è un onore rappresentare la società, l'Associazione Valdostana dei Donatori del Sangue, dell'AVIS. Noi abbiamo iniziato ieri con la conferenza stampa voluta dall'assessorato alla Sanità, Politiche e Sociali con l'assessore Carlo Marzi e oggi c'è questa bellissima inaugurazione voluta dall'AVIS Comunale a Aosta e dopo alle 18.30 ci sarà una nostra tavola rotonda sempre sul dono del plasma e del sangue. Quindi non possiamo che dire soddisfatti. Domani ci sarà anche la giornata del donatore alla Twil, una nostra comunale che festeggia il suo 60° anno, l'anniversario di Costituzione. E anche l'AVIS di Aosta festeggia i 75 anni di Costituzione. Quindi che dire, l'AVIS è un'associazione storica, un'associazione forte, coesa e con una gran partecipazione. Ed ora vediamo un filmato realizzato dagli studenti attori dell'ITPR della terza B. Thank you.